Sì, benvenuti in un nuovo video e ben ritornati su un nuovo gioco. Si chiama Raft, però ha un altro nome. Però non ci importa, però. Allora, intanto l'ho già iniziato con una tempesta terribile. Dai, prima che arriva quello stupido squalo. Allora, intanto beviamo. Quindi stiamo bene. No, non volevo così. Poi. Non so se l'avete visto anche nell'altro episodio. Che qui c'è tipo un conciglio di una palma. E poi. Ah, poi volevo dire che tipo c'è uno della mia classe che si chiama Antonio Coletta, Antonio il nome, Coletta il nome, che però mi ha detto che si iscriveva al mio canale, che ho 4 iscritti, e dicevo che si iscriveva, così avrò 5 iscritti. Poi me l'ha detto mercoledì, mi ha detto come se, me l'ha detto come se me l'ha detto oggi. Luigi, domani quando ti svegli avrai già 5 iscritti. Oggi è venerdì e ora poi ho controllato un po' prima e ho sempre 4 iscritti. Beh, compagni, sono a volte sono bugiardi. Allora, intanto c'è un rottame che lo prendiamo, anche se ne abbiamo tanto, che serve sempre. Se voi avete questo gioco e vedete quello, mai lasciarlo, ma proprio mai. E se questo non, se questa cosa per prendere le cose e non lo trovate, andate nell'inventario e ve lo trovate. Intanto prendiamoci anche questa alga, che se ci riesco. Bene. Allora, prima di prendere il cocco, o il legno, le alghe marine, perché sono sempre alghe marine, aspettiamo un po'. Intanto peschiamo un po'. Se voi vi chiedete perché c'ho un letto in acqua, l'ho messo io perché... Io una notte ci ho provato a dormire, però non facevo. Intanto peschiamo, ho già pescato un pesce. Questo è il secondo. Intanto, c'è un barile. Oh, ma. Ma si sta muovendo in slow motion. Sì. Decisamente in slow. Ah no. Ma. Cosa è successo? Per un attimo mi sono... Sentiamo, qui va, può andare bene. Dai. È un po' storto profondamente, dai. Oh, finalmente. Non è ancora abbastanza alta, però. Allora, se voi vi domandate cosa sono queste due cose, me l'ho fatto vedere anche nell'altro, nell'ultimo episodio, o nell'altro episodio in cui, questi sono i retini in cui, se tipo, ci passa tipo una bottiglia qua, si impiglia e poi non può più andare via. Intanto c'è un barile, mai lasciare i barili, troppo importanti. Dai, su, no! Ma faccio proprio schifo.
Mamma mia. Oh, finalmente. Non confermo. Ciao, squalo. Crescere almeno molto vicino dove c'è quel quadrato in alto. Intanto non so manco cosa fare. Fa niente. Rottami, rottami. Oh, se ci sono altre zattere, vai dalle altre zattere. Scusate se muovo così così. Però anch'io vedo quello che vedete voi. Guardiamo un video che poi ci fa. Però ora ve lo guardate anche voi, perché le ultime due volte l'ho guardato io, eh. Madonna, ma quante scatole Wish ha preso, mistico. Mamma mia. 125 euro. Ok, ora sto. Mamma mia! Barile! Allora, facciamo così. Bene, bene. Prendiamo la nostra bellissima ascia e andiamo. Ho solo 5 euro. Che poveraccio che sono. Sono già povero nella vita reale. Già sono povero anche qui. Intanto mi prendo questo rottame che fa il furbastro. Poi. E io avevo già in mente, già da qualche giorno, di fare un'intervista doppia che io facevo le domande. E poi un'altra intervista in cui una mi fa le domande. Però non possiamo, siamo in due. Per fare un'intervista bisogna al massimo avere 3 persone. Uno che registra e fa le domande e due che vengono intervistati. Giusto? Se è giusto, scrivetemi nei commenti se dite Cino, proprio così, Cino, 3 punti esclamativi. Hai ragione. Oppure. E poi mettete anche un pollice in su. Se non siete d'accordo, mettete un pollice in su. No, un pollice in giù, volevo dire. Sì, madonna, ma quanto è possibile sto palma? È palma! Dai! Sto facendo un video, non è che posso fare 2 ore così, no, sono mia mamma che papà andiamo al cinema a vedere sapete nelle pubblicità che ci facevano tipo Mia e il leone bianco e io voglio andare a vedere e poi non so se avete visto Dragon Trainer che a me poi alla fine mi stavo quasi per far piangere perché tipo se conoscete i capelli stentato. Poi si sono dovuti lasciare e tipo tutti i vichinghi hanno dovuto lasciare i loro draghi e a me mi ha fatto un po' piangere. Però non ha pianto, sono un uomo duro. E poi dopo si era sposato con Astrid, dopo, un maschio e una femmina,
Dei figli, un maschio e una femmina. Poi erano su una barca un tempo piccola. E poi hanno incontrato la moglie di Sdentato, una furia chiara. E poi anche il drago. Qui ora sì che bello, meglio che faccio così, così questa parte è più illuminata. A volte quando è cade piano piano. Dai. Però è più bello con la luce. Allora, per questa volta chiudo qui. Spero che il video vi sia piaciuto. E devo finire qua perché un po' mia mamma si sta arrabbiando. E spero che vi siate divertite, che l'ho già detto. E Ciuno 2008 vi augura una buona nottata e ciao!